Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri è uscita una nuova patch su FC24 dal contenuto abbastanza importante, ma che andremo a vedere bene insieme. Quello che ovviamente ho fatto per poter darvi con mano quelle che sono state le effettive modifiche è stato testare per bene tutti i punti, in maniera tale che oggi ci andiamo a vedere effettivamente quali sono state le reali modifiche portate da questo aggiornamento. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono dunque gli aggiornamenti portati dalla patch numero 9 di FC24. A noi chiaramente riguardano principalmente le modifiche relative stabilità del gioco e Ultimate Team, per cui parliamo di Ultimate Team in generale innanzitutto. E il primo punto ci dice che si poteva verificare un problema di stabilità andando a inserire un giocatore precedentemente voluto in una nuova evoluzione. Quante volte mi avrete chiesto: ma è possibile che non riesca a rievolvere Politano, quello o quell'altro? Ebbene, adesso, senza ricorrere a Web App e Companion, da gioco si può fare tranquillamente. Alcuni oggetti giocatore venivano mostrati con rarità sbagliate, non era possibile espandere in modalità schermo intero il menu delle notizie per quanto riguarda il menu generale, e in alcune rare occasioni addirittura i fuochi d'artificio presenti dietro la porta venivano mostrati a centrocampo, per cui una bella gatta da pelare. Questi sono però quei bug simpatici che a me non capitano mai, mi capitano sempre quelli peggiori. Poi, per quanto riguarda la carriera, a noi non interessa particolarmente, ma ci interessano tanto le cose relative al gameplay, e i punti sono principalmente 5. Innanzitutto viene migliorata quella che è la logica della CPU sul posizionamento e la marcatura in scenari di cutback. Questo cutback io mi sono andato a cercare proprio il significato in termini calcistici, e non è altro che il passaggio all'indietro, quello per smarcare, ovvero il cosiddetto gol della me, un po' la scaletta che, diciamo, sta dominando il gameplay da anni, perché è il metodo più comunque facile per poter segnare, partire dall'esterno e poi arrivare al centro. Ridotta poi l'efficacia dei tiri fatti con la trivela per tutti coloro che hanno il playstyle della trivela, sia base che plus. Ridotta poi anche in maniera moderata la precisione di questi tiri in generale, e ridotta anche poi in maniera moderata quella che è la traiettoria massima che il tiro fatto con la trivela può raggiungere. Questo sempre per tutti i tipi di conclusioni fatti con la trivela. Quindi abbiamo una riduzione di quella che è l'efficacia del playstyle della trivela, sia base che plus, e poi una riduzione di precisione e traiettoria delle trivele in generale, quindi si va a colpire la trivela a 360 gradi. Per quanto riguarda l'ultimo punto principale, invece, viene migliorata ulteriormente quella che è la logica del raddoppio, quando appunto andiamo a fare il raddoppio difensivo. Ulteriori tre elementi per quanto riguarda il gameplay riguardano una migliorata logica per quanto riguarda il direttore di gara, l'arbitro, nel momento in cui va a determinare un fallo per un tentativo di rinvio, di clearance. Alcune volte poi ci viene detto che il giocatore che stava attaccando poteva andare oltre una scivolata fatta dal difensore, che con le braccia, diciamo, andava a tagliargli la corsa e saltandolo cercava di evitarlo cascando. In altre situazioni invece il portiere poteva prendere la palla tra le mani in maniera incorretta dopo un passaggio del proprio compagno, quindi questa è una situazione un po' al limite, perché sappiamo che chiaramente non è permesso da regolamento. Però diciamo che le cose primarie che a noi interessano sono queste 5, e ovviamente adesso ci andiamo a vedere in game se effettivamente questi cambiamenti ci sono stati oppure no. Partiamo con l'analisi del primo punto, ovvero la migliorata logica di marcatura da parte della CPU sulle situazioni di cutback, ovvero di passaggio all'indietro, perché io ho già visto che tanti si sono allarmati, hanno gridato alla fine delle fantomatiche scalette, ma secondo me non è così. Vediamo questa tipica situazione nella quale io con Mbappé, vedete qui, arrivo a fare il classico movimento per arretrare e dare la palla all'indietro, e come possiamo ben vedere qui abbiamo un giocatore che ovviamente si sta marcando il mio giocatore attaccante all'interno dell'area di rigore, un giocatore che bene o male mi marca il portatore di palla, e poi abbiamo due giocatori fuori dall'area di rigore che dovrebbero seguire i due movimenti dei miei giocatori che attaccano l'area per vie centrali, ovviamente per impedire la fantomatica scaletta. Però, come potete ben vedere, io qui
Aspetto il movimento della Kerr. I due giocatori menzionati in precedenza rimangono abbastanza fermi e passivi perché il mio avversario sta controllando il portatore di palla con questo giocatore e vedete che non è che mi danno chissà quale fastidio, anzi dopo aver fatto questo passaggio io ho il tempo di controllare il pallone, lui poi mi seleziona Rio Ferdinand, quindi il difensore centrale, lasciando questi due giocatori sempre in mano alla CPU e io ho modo di servire il pallone a Messi che si ritrova totalmente sguarnito e può calciare in porta, qui però compie una parata il portiere. Ma vediamo un'altra situazione, stavolta dal lato opposto, situazione praticamente speculare, vedete che io arrivo in area di rigore, scarico il pallone e mi ritrovo nella situazione precedente. Lui sta controllando il giocatore più vicino al mio portatore di palla. Questi due giocatori sono lasciati alla CPU e dovrebbero tenere quest'uomo qui che ha appena ricevuto il pallone e quest'altro che sta arrivando al centro. Mentre questi due invece mi devono controllare la punta, che è un altro potenziale ricevitore di palla. Io dopo aver scaricato la palla sulla Hansen continuo la mia scaletta. Vado a dare la palla alla Kerr, vedete che lui seleziona ma l'altro giocatore rimane abbastanza passivo quando magari potrebbe andare a stringere qui, ma io ho tutto il tempo di controllare la palla, scaricare sulla Putellas, ritrovarmi completamente a porta sguarnita, calciare, lui però poi è bravo a autobloccare con Ferdinand selezionando all'ultimo momento. Però vi ricordo che nella patch si parlava di marcatura preventiva della CPU, quindi automatica, senza che si vada a selezionare il giocatore. E questo vi posso garantire che non si sente più di tanto, quindi tranquilli, per quanto riguarda questo tipo di giocata, l'esito, bene o male, è sempre lo stesso. Ovvero, se seguita con i tempi giusti e se l'avversario non vi switcha manualmente, riuscite tranquillamente a costruire qualcosa di pericoloso. Passiamo adesso a vedere però le trivele, che ovviamente sono uno dei problemi più grandi di questo gioco a livello di gameplay e loro dicono di averlo toccato, di averlo ridotto in termini di efficacia. Quello che adesso vado a fare e che vi vado a mostrare è una serie di clip registrate con la Hansen Toti, per cui il non plus ultra, no? Giocatrice che ha la trivela plus, una delle migliori carte del gioco a livello statistico con uno dei migliori tiri. Andiamo a vedere come si comporta in queste situazioni. Come potete ben vedere, mi vado a sgasare sulla fascia e vi ricordo che per poter sfruttare la trivela il giocatore deve stare sulla sua fascia, quindi sul suo piede forte, e qui la Hansen viene schierata a destra. Arrivo nella classica posizione da trivela, mi accentro e guardate il tiro che ne viene fuori. Molto più lento, una traiettoria molto più arcuata e debole e un intervento di Yashin che riesce facilmente a recuperare il pallone. Ancora qui un'altra situazione, potete ben vedere che vado a cercarmi la Hansen, mi apparecchio la conclusione con la suola che è la classica giocata per preparare la trivela, ancora una volta una trivela sempre con timed finishing verde, tra l'altro sono queste conclusioni che vi vado a mostrare, facile intervento da parte di Yashin che ancora una volta va a bloccare la palla. Ancora qui con la Hansen vado a costruirmi la classica situazione da trivela, vedete lo sparo è proprio quello perfetto, suola ancora una volta per apparecchiare. Tiro con il timed verde e facile intervento di Yashin. Un'ultima situazione che vi voglio mostrare perché mi direte sì vabbè ma magari queste da lontano ok le hanno pacciate, quelle vicino all'area di rigore no. Io qui addirittura vado dentro l'area di rigore, questa è una situazione tipo dei calci d'angolo quando si costruisce palla fuori palla dentro e poi si dà la palla all'esterno per tirare con la trivela da lì. Ancora una volta trivela, portiere che riesce a intervenire senza alcun tipo di problema. Per cui sulle conclusioni effettuate con giocatori che hanno il playstyle plus ma anche quello base, vi dico che la trivela è nerfata in maniera veramente potente ed importante. I tiri entrano forse 2 volte su 10, 3 volte su 10, neanche la metà. Quello che invece non è cambiato per quanto riguarda l'utilizzo della trivela è l'utilizzo della trivela all'interno dell'area di rigore, perché come potete ben vedere in questa situazione vado a costruire una situazione tipica di uno contro uno con il portiere, apparecchio la trivela e questa senza alcun tipo di problema entra all'interno della porta, quindi dentro l'area di rigore la trivela ancora funzionante. Adesso voi già so che state stappando bottiglie, state festeggiando, state dicendo ok finalmente sono finite le trivele, ma io vi dico no, non è così. Perché che cosa succede? Sappiamo bene che quest'anno ci sono 2 playstyle per quanto riguarda i tiri da fuori, le trivele e i tiri a giro. Non tutti sanno però che cosa?
Che se voi, con i giocatori che hanno il playstyle soprattutto plus, ma anche quello base del tiro a giro, se andate a premere, oltre al tasto della trivela, anche il tasto del tiro a giro, voi andate ad attivare il playstyle. Quindi, che cosa succede? Che facendo la trivela, andate a dargli un boost con un playstyle che in questo caso non è stato nerfato, perché il tiro a giro fu nerfato tempo fa, ma i tiri a giro continuavano ad entrare, lo sappiamo bene. Quindi, cosa succede? Andando a fare questo tipo di conclusione, io qui ho la Putellas, guardate qui, mi apparecchio, timed verde, in questo caso, questa partita c'era un bug grafico, quindi non si azionava il playstyle, ma sapete che la Putellas Toti ha il playstyle del tiro a giro. Palla all'angolino. E voi mi direte, vabbè dai, ma te stai a scherzare, è stato un caso, è capitato una volta. E no, perché in realtà capita di nuovo. E mi direte, vabbè, due volte, ma te può succedere, dai, alla fine ne hanno pacciate. E in realtà no. Potete ben vedere, qui addirittura parte anche il playstyle, perché cambia la partita, non c'è più quel bug grafico e vedete qua, la palla si va ad insaccare, come vi dicevo. Quindi, occhio a questo tipo di conclusione, perché nel momento in cui avete comunque un avversario che ha il tiro a giro, state attenti a muovere comunque il portiere, perché, come potete ben vedere, la trivela fatta quindi con tasto del tiro a giro più trivela con playstyle del tiro a giro entrano, ed entrano pure ancora una bellezza. Invece un bonus di cui io voglio parlare all'interno di questo video so proprio tiri a giro. Perché regà, e dagli dei punti e dagli di tacco, ne ho fatto uno, ne ho fatti due, ma mi è sembrato che i tiri a giro, soprattutto con i giocatori che non hanno il playstyle, perché fino a quando c'hanno il playstyle ti dico, stacce, no? Bene o male, voglio dire, entravano anche prima. Ragazzi, i tiri a giro con i giocatori che non c'hanno il playstyle mi sembrano un attimino un po' più gagliardi. Guardate qui Mbappé, che il mio è il Potm, tiro a giro, verde, all'angolino. E voi mi direte, sì, ma te, vabbè, Mbappé, adesso ve ne faccio vedere uno con Messi Toti, magari mi direte, sì, vabbè, ma te, Messi Toti. E io è qui che vi voglio invece cogliere, perché qui Kvara, tiro a giro, rete lo stesso. Quindi, occhio invece a quest'altra fattispecie del tiro a giro, che pure sembrerebbe farlo. Quindi diciamo, sulla patch, bene il nerf al playstyle della trivela, che ok, non serve a niente quella roba che hanno detto dei cutback, e occhio ai tiri a giro. Però la trivela è tutt'altro che morta se sfruttate questa cosa del playstyle plus del tiro a giro. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Io vi ricordo come al solito di lasciare un bel like, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questo aggiornamento. Sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto da Fossi Beroschi e a presto.